Fixing up a car, driving it again. Searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. Benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise, anche quest'anno appuntamento con l'Infiorata qui a Campobasso. Siamo nelle vie del centro storico per questa suggestiva, colorata e tanto sentita tradizione dedicata alla Madonna dei Monti. Tanta la gente che si adopera per raccogliere petali di fiori e non solo, anche altri materiali che servono per allestire questi bellissimi disegni, dove tra poco passeremo in processione la Madonna dei Monti, che appunto attraverserà le vie del borgo antico per risalire poi nella chiesa della Madonna dei Monti. Dunque restate con noi per seguire questa puntata di Viaggio in Molise. Siamo con il signor Antonio, quest'anno altro appuntamento per l'Infiorata 2016 davanti la cattedrale qui a Campobasso. Lei veterano di questa manifestazione, promotore da 40 anni come ci diceva, e ogni anno una nuova emozione. Ogni anno proviamo a fare qualcosa di meglio, purtroppo il tempo non ci accompagna, o piove o tira vento, qualcosa deve... vabbè. L'importanza è che si riesce a fare e farlo ancora più bello e più grande, tempo permettendo. E il volontariato per tutto il centro storico, potete ammirarlo perché ogni strada, cioè, è tutto volontariato. Piazza Prefettura, grazie a qualche amico che collabora con me, ha collaborato l'anno scorso e quest'anno, il signor Lo Priore e altri commercianti del centro storico. E si è riuscito a fare anche questo mando quest'anno, augurandoci l'anno prossimo che riesca ancora meglio e la Madonna ci accompagni. Quello sicuramente. Non è che non voglio prolungarmi a dire sempre le stesse cose, perché sarebbe sbagliato. È una cosa che bisogna fare, che si deve rinnovare, e i giovani ci devono mettere delle mani, e vedo che ci stanno tanti volontari quest'anno nuovi che ci stanno aiutando a concludere il manto. D'altronde in 40 anni diciamo c'è stato un ricambio generazionale. È presente che dopo il ponte di Brusca negli anni 70 ho cominciato con 2 metri, poi man mano si sono invogliati a fare e si è riuscito a fare una cosa grossa, 4 chilometri. Perché poi più si è e più si riesce a fare. Volontà, perché ci sono i bambini, fino anche i bambini che fanno l'infiorata, non è che siamo noi ormai, come si dice, il sorgere e il tramonto. Il sorgere ce ne sono, c'è la volontà, ci stanno bravi ragazzi che hanno volontà di fare, raccolgono i fiori, lavorano, fanno i disegni senza che nessuno le dice niente. Quest'anno abbiamo anche la Pia Unione di Padre Pio che mi ha chiesto di fare dei quadri a terra, e il volontariato c'è. Ci manca l'importanza che ci sia la buona volontà di fare, non criticare, perché ci sono le critiche, la gente che non ha a che fare taglia, perché come si dice alla Camboaciana, quando l'Aten arriva Ularde dice che aveva arance. Signor Antonio, di solito quali fiori vengono utilizzati per realizzare questi disegni a terra, ricordiamo, dedicati alla Madonna? Le rose, i fiori misti, ginestre. Quest'anno siamo riusciti a far mantenere le ginestre a terra perché ce l'hanno congelata, grazie a Mignogna che ci ha prestato il frigorifero, e sono rimasti congelati per una settimana e sono diventati acquosi, sono pesanti, che non riescono a volare, almeno speriamo fino alla fine. Ed è una tecnica che potrebbe essere adottata anche per gli altri fiori? Sì, per le rose, però le rose non reggono come le ginestre. Che le rose, se li tieni bene 3 o 4 giorni va bene, perché c'hanno le donne che vanno a raccogliere i fiori, tenga presente che ci impiegano 10 giorni per raccogliere i fiori, vanno podando le ville a spese loro, non è che ci dà qualcosa a qualcuno. Ripeto, e quando passa qualcuno che ti dà qualcosa per dare a sti ragazzi un panino, un bicchiere di birra ed altro, ma se no niente, niente di che.
devo ringraziare al comune di Campobasso, al direttore generale che ogni anno, perché quello è campobassano verace come me, e mi dà una mano per realizzare il manto. Siamo con Michele qui davanti alla cattedrale di Campobasso, infiorata 2016, tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 18. E, mi dicevi non è il primo anno che partecipi? No, terzo anno. Ogni anno dunque diciamo ti metti a disposizione per questo evento dedicato alla Madonna. E quanto è importante per voi giovani? Beh, è abbastanza importante perché ci coinvolge un po' tutti in questa cosa. Ci divertiamo anche molto a fare disegni, a dare una mano. In quale fase dell'allestimento, insomma, siete più impegnati? Beh, in quest'anno abbiamo avuto difficoltà a allineare queste linee, però dopo un po' ce l'abbiamo fatta. Poi oggi c'è anche un po' di vento, sì, che diciamo scombina un po' i disegni. In questi casi come si fa? Si bagna per appesantirli? Diciamo, sì, c'è qualche trucchetto? Dentro la cassetta li bagniamo con l'acqua, poi prima di metterli bagniamo anche per terra e mettiamo i fiori. Siete già a buon punto, ma vi lasciamo continuare, così sarà tutto pronto tra poco la processione. Siamo con il signor Antonio in via Cannavina, e infatti proprio il comitato via Cannavina che si occupa di allestire l'infiorata dedicata alla Madonna dei Monti qui in questa strada che porta a San Leonardo. Un impegno appunto che riconfermate ogni anno per una tradizione antica, ma non tanto, diciamo è antica la tradizione della Madonna, ma questa infiorata viene portata avanti, ricordiamo, quest'anno da 40 anni. 40 anni, sì. Noi sono 5 anni che facciamo questa infiorata e siamo artigiani e commercianti di via Cannavina. Ci occupiamo di questo pezzo di strada e facciamo ogni anno qualcosa di diverso, insomma, quindi con il nostro impegno e con la mano anche di parecchi fedeli che ci portano i fiori, anzi io voglio ringraziarli soprattutto perché grazie a loro possiamo realizzare questo tappeto, insomma, quindi a me fa piacere che abbiamo una grande collaborazione di tutti quanti, non solo noi ci mettiamo la nostra parte e loro ci mettono la loro parte di portarci i fiori. I disegni diciamo li preparate al momento oppure c'è uno studio dietro? Com'è? Io li faccio al momento, anzi c'è un piccolo disegno, poi faccio la parte molto grande, infatti se vedete i disegni sono molto grandi, ma non c'è, io faccio tutto a mano libera. Io ho fatto l'istituto d'arte, quindi a me piace fare questo, diciamo, e ora faccio l'orafo, diciamo, è una cosa molto diversa da quello che faccio. Però diamo il nostro meglio per fare qualcosa di bello, insomma. E solitamente, oltre appunto ai fiori, ai petali di fiori, che materiali vengono utilizzati? Noi usiamo sabbia colorata, perché prima si usava il sale, ma il sale è molto, a parte che diciamo con le mani ti brucia, ecco, poi per colorare ci vuole molto tempo. Mentre con la sabbia si colora molto bene, poi rimane l'impronta, non si mischia bene, e ci dà molti risultati, insomma. È diverso, poi a me piace fare soprattutto il disegno che viene molto naturale, più elegante, diciamo, è tutta un'altra cosa. I petali sono belli, però si può fare quando il tempo è calmo, ma purtroppo come oggi il tempo è molto ventilato, è molto difficile poi fare una cosa simile, insomma, realizzare solo con i petali. Io volevo fare qualcosa di grande, realizzare con i petali, ma purtroppo oggi non è stato proprio possibile. Ci siamo limitati. Però il risultato è sicuramente bellissimo, siete quasi alla fine, tra un, sì, po' la processione dove la Madonna passerà su questo bellissimo tappeto. Al ritorno, poi l'ultimo pezzo, siccome la processione scende e poi va verso Sant'Antonio Abate, poi lì davanti a Salerno facciamo la Madonna dei Monti, grande. Sempre diciamo il vostro comitato. Sì, sì. Realizziamo sempre noi questo pezzo. E quindi questa è niente di buon lavoro allora. Grazie a lei, grazie, buona giornata.